In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Allora, fateci ascoltare qualcosa. Vorrei che vi cantiamo Gesù che sta lassù. Gesù non sta lassù. Ah no! Gesù non sta lassù. Ma perché? Pensate che Gesù sta seduto in cielo, senza fare niente, a radiare gloria tra uno stuolo di angeli e di santi? E dove sta? Gesù sta nella mischia, sulla terra. Veramente Don Filippo ci aveva detto che stava in cielo. Ma sta... Così gli avete detto? Beh, veramente io così sapevo. Anche per via del Pater Noster. Ma... Queste battute dal film State buoni se potete inquadrano la figura di Sant'Ignazio di Loyola, che festeggiamo oggi. In realtà il simpaticissimo film interpretato da Johnny Dorelli è sulla vita di San Filippo Neri, ma l'inquadratura storica integra diversi santi, tra i quali Sant'Ignazio, appunto. Persona forte, integra, ex soldato, fonda la sua spiritualità sul Cristo che condivide le strade degli uomini nel mondo e nella storia. Con Ignazio il baricentro della preghiera viene spostato dal coro monastico ai luoghi di vita ordinaria e la struttura delle mura del monastero sono costruite dentro di noi. Con Ignazio inizia la cosiddetta devozio moderna, capace di plasmare generazioni di cristiani. Eppure all'inizio Ignazio era veramente un granello di senape, il più piccolo tra tutti i semi. Guardate cosa ne ha fatto Dio. Da quel seme donato per amore è nata la pianta della Compagnia di Gesù. E oggi, grazie a Papa Francesco, gesuita e figlio di Sant'Ignazio, quanti cristiani vengono a fare il nido fra le sue braccia.